partita più difficile in assoluto di tutti gli ottavi. Siamo arrivati a un momento in cui dobbiamo battere tutte le potenze europee per poter arrivare finalmente in finale. Non sarà assolutamente facile, perché la Spagna è forse la squadra peggiore da andare a incontrare in un ottavo di finale, e per una volta che siamo riusciti ad arrivare primi nel girone siamo riusciti a complicarci comunque la vita da soli, perché arrivando secondi avremmo preso l'Ungheria, che invece affronterà il Belgio, e invece noi ci siamo andati a beccare una tra Italia e Croazia. E la sera di Italia-Croazia quasi tutti eravamo concordi sul fatto che tra le due forse era meglio prendere la Spagna in quel momento. Poi abbiamo visto che comunque la Croazia è riuscita a uscire con il Portogallo, e adesso tocca a noi andare a battere i diavoli spagnoli. Sarà una partita difficilissima, il primo vero test importante dopo il Belgio, e ripeto, sarà il primo di tanti, perché se vogliamo arrivare fino in fondo ci sarà da battere nell'ordine Spagna, Germania, Francia, comunque squadre che probabilmente andranno avanti nella competizione, e poi ci incrocerà in finale l'altra parte del tabellone. Cosa dire? La sfortuna a volte noi proprio non ce la facciamo. Italia-Spagna, pronostico. Italia 2-1 Italia. Italia. Marcatori? Assolutamente. Dovrate. Felino Modetti. Non li conosco io. Italia-Spagna, come finisce? 2-0 Iniesta. Però Italia-Spagna, pronostico? 0-0 dopo i tempi regolamentari, 0-0 dopo i supplementari, vince l'Italia ai rigori. Giocatore decisivo? Bonucci.